Cari amiche e cari amici di TV Rest, bentornati in direttissima con noi. Come ogni giorno siamo sì in diretta dagli studi di Recanati e come ogni giorno, ogni martedì, anzi siamo puntuali qui a regalarvi tanta musica con le migliori orchestre e spettacolo. Ovviamente c'è qui con noi il nostro amico di sempre, Maurizio Casarola. Bentrovato Maurizio. Bentrovati tutti quanti. Oggi sono le 12:19, quindi siamo in perfetto orario. Possiamo ricordare che c'è un gruppo di quelli veramente bravi. Possiamo anticiparvi che loro rappresentano in qualche modo la scommessa, possiamo dire tranquillamente vinta, di una realtà, di una casa discografica, di un'etichetta ben nota e anche ormai entrata nei nostri cuori. Non sveliamo altro, vi possiamo dire che però hanno compiuto un anno. Sì. Giusto? Con un produttore che ha avuto occhio lungo. Poi vedremo tutto. Allora, gustiamoci questo primo brevissimo video e poi parleremo ovviamente con i diretti interessati. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao a tutti gli amici di Instagram e di Facebook. Volevamo fare questo video per festeggiare, autofesteggiare, un anno della Suona Mi Band proprio oggi, ragazzi! Ci tenevamo tanto a ringraziare tutte le persone che fin dall'inizio ci hanno sempre sostenuto, che ci sostengono tuttora, tutte le persone che sono venute a ballare, a cantare sotto il palco con noi. E soprattutto la Suona Mi Band! Ringraziamento doveroso lo dobbiamo fare a Omar Lambertini, Anna Maria Allegretti, Carmine Allegretti, P&P Management, per tutta la loro dedizione, per la grande fiducia per questo progetto della Suona Mi Band. Un grazie speciale a tutti quanti e tanti auguri Suona Mi Band! Bravo! Bravo! Un anno e una manciata di giorni in questo video, tutta la grinta, l'entusiasmo e la bravura della Suona Mi Band, ed è con gran piacere, caro Maurizio, che diamo loro il benvenuto in diretta con noi. Salutiamo subito lei, la voce Sofia Zonta. Dovrebbe esserci in collegamento anche l'altra voce, Fabio Boccadoro, tra poco vedremo se ci sente. Fabio, ci senti? Adesso vediamo di attivare anche con lui, di aprire il collegamento, e poi gli altri grandi artisti che condividono il palco con loro. Tra loro c'è Yuri Bimbo, che forse conosciamo anche vagamente di vista. Allora, parentesi subito per Yuri. Yuri fin da ragazzino suonava la fisarmonica. Non posso dire che la fisarmonica era più grande di lui, perché lui è bello alto, è bello impostato. E veniva a suonare nei locali con la mamma, perché non aveva gli anni. Adesso, per tutti gli altri scoop e retroscena, finiamo di presentare gli altri artisti. Giuseppe Ciarmatori alla chitarra e Giacomo Proietti alla batteria. Perdonatemi se ho pronunciato male i vostri cognomi. Ciao a tutti, ciao Romina, ciao Maurizio, siamo in collegamento, benvenuti in TV. Ciao. Ben arrivati, adesso possiamo partire con i retroscena e anche un po' di chiacchiere, dai. Sì, questa è una band giovane, come vedete, no? Che fa ballare, quando vanno nei locali so che fa ballare tantissimo, e propongono un repertorio molto sprint, perché dietro c'è Omar Lambertini. Sappiamo tutti la mente geniale che Omar è riuscita a far funzionare in questi anni, perché ha portato, diciamo, il rock fra virgolette nel liscio, e questo è stato un passaggio, un ponte eccezionale per la musica da ballo. Come vi siete trovati, come avete trovato il vostro equilibrio in questa bellissima band così giovane e frizzante, tra l'altro? Allora, come avete già detto, vi ringrazio anche per il in onda. È sempre bello condividere l'energia e la gioia per questo progetto. E beh, noi abbiamo fatto un anno e devo dire che in quest'anno sono successe tante cose. Siamo comunque 5 teste diverse e abbiamo dovuto conoscerci, capirci, entrare in sintonia, e sicuramente Omar è riuscito a fare da tramite, da mediatore a questa cosa qua. E poi comunque ciò che ci caratterizza è la passione e la volontà di fare le cose fatte bene e di portare, se possibile, anche tanti momenti di gioia e di allegria nelle nostre serate. I vostri repertori in qualche modo racchiudono molto il succo dei brani di grande successo della realtà Suonami.
Esattamente, condividiamo i brani di Tini, la sua amicizia musicale, ma Omar ha cercato anche di creare un repertorio costruito su quella che è la nostra personalità. Questo tanti, io in questo caso e Fabio, e di creare anche un contorno con i musicisti che non sono scontati. Infatti mi fa anche tanto piacere che ci siano anche loro oggi a parlare, perché è giusto dare voce anche a loro, perché se non ci fossero loro, noi cantanti non potremmo esprimere tutto il nostro lavoro, insomma. Infatti facciamo parlare un pochino ciascuno, insomma, una battuta. Sentiamo appunto Giacomo. Giacomo, di dove sei? Ciao, buongiorno a tutti, vengo da Perugia. Ok. E sono in questa bella realtà, e sono molto molto contento di condividere questa mia passione, che poi è la professione negli anni, e divido questo mio lavoro, e sto creando, non solo a livello musicale, ma anche a livello personale, proprio perché abbiamo delle teste diverse, quindi questo, la diversità crea delle migliorie enormi. Il confronto tra persone intelligenti, tra artisti intelligenti, porta comunque ad una crescita, no? Questo è bellissimo. E diciamo, l'amalgama che crea puntualmente Omar Lambertini dà dei risultati pazzeschi, lo stiamo vedendo puntualmente, e voi state anche crescendo in questo primo anno, insomma, di sinergie e di collaborazione. Ma guai se non fosse così, certo. Perché quando si fa la musica dal vivo è importante che i musicisti si confrontino e crescano giorno per giorno, perché provare oppure fare direttamente nei locali, andare a fare la serata, è sempre un motivo di crescita. Io chiedo alla regia se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Fabio Boccadoro. Non credo. Non Fabio, credo. Ci senti? Fabio? Ci senti Fabio? Fabio, ci senti? Non c'è. Non ci sente. Allora, andiamo avanti. Invece vogliamo parlare un pochino con Giuseppe. Giuseppe, che ovviamente segue tutti i discorsi alla chitarra, ma sai anche un po' voce tu, o sbaglio? Sì, anche. Allora, io sì. Come si comportano sti ragazzi? Sti ragazzi come si comportano? Giovane, perché io sono un po' più quello più anziano degli però mi sono fatto molto bene sin dall'inizio e adesso ancora di più. E poi io vengo partito e come Marco ho fatto un grande sacrificio, ma ne è valso la pena, e perché mi sono trasferito. Quindi, ti sei trasferito, perdonami, abbiamo perso l'audio, dove? Tutto con la famiglia da Latina a Bologna. È un bel investimento anche a livello personale, no? Certo. È un bel investimento, ma è anche un gran bel messaggio che alla fine nessun sogno ha effettivamente un'età. E che tutto è possibile, tutto si può ricominciare, si può andare da capo come ha fatto lui. E voi state facendo il lavoro più bello, che è quello che avete sognato da sempre, no? Quindi voglio dire, davvero è un sogno realizzato, è qualcosa di importantissimo e bello da condividere con un personaggio di cui ha parlato poi tra l'altro poc'anzi il nostro Maurizio, ovvero Yuri Bimbo. Anche tu ti sei trasferito dalle Marche, Yuri? Ma no, io faccio ancora avanti e dietro, come si suol dire, sempre abitando in un paesino specifico, la distanza c'è, ma non è poi così. E quindi casa, sede suona, sede suona, locali, locali, sede suona, suona, di casa. Questo è l'idea. Insomma, non ti annoi mai, sei sempre sulla strada. No, diciamo di no, diciamo proprio di no. Siamo dei grandi viaggiatori, dai. Maurizio, penso che lo sai meglio di noi. Ma poi, visto che ci sono le autostrade, oggi è facile, no? A posto. Sofia, in mezzo a tutti questi baldi giovani e uomini, com'è sono l'unica donna! No, anzi, devo dire che sono loro che portano tanta pazienza a volte, sai, in quei momenti del mese un po' strano.
No, no, guarda, mi trovo benissimo, sono dei ragazzi, uomini, posso dire veramente uomini con la U maiuscola. E adesso ce n'è bisogno più che mai, visti gli ultimi periodi. Questi giorni visto, le sentiamo tanto. Visto che non riusciamo a collegarci con Fabio, ci siamo collegati però non lo sentiamo, lui non ci sente, puoi fare un attimino e dirci di Fabio quali sono le sue qualità, i suoi difetti e cosa fa dentro l'orchestra? Beh, allora, prima di tutto Fabio vorrei dare insomma alle persone che ci guardano che viene da Milano, quindi siamo veramente di 5 regioni diverse e come me e come tutti noi faceva parte della realtà orchestrale, è entrato con noi a febbraio, a marzo, scusate, e quindi ha un po' meno di un anno, però si è integrato molto bene con noi e ha portato, devo dire, una grande ventata di freschezza e di innovazione anche lui e devo dire che facilmente trovo un partner con cui veramente si va d'accordo, si riesce a andare e si riesce a portare sul palco una bella sinergia, una bella tra noi. E questo si è creato fin da subito e sono molto contenta di farlo. Io direi di vedere questa bella sinergia di cui ci parla Sofia proprio nell'ultimo video che è uscito appena, se non erro, un mese fa più o meno, il sì, video musicale. Esatto, è uscito quasi un mese fa. Vediamoci allora questi ragazzi belli e bravi con la bellissima canzone dal titolo Sole Luna.
bellissimo reggaeton appunto firmato Suonami Band, Sole e Luna, insomma tanto movimento, tanto entusiasmo, tanta carica, e si vede la bellissima empatia che c'è su questo palco, in questo video, insomma, tra questi ragazzi che ormai sono diventati una conferma, no Maurizio? Come no, dopo un anno stanno girando l'Italia facendo continuamente serate da ballo e da quello che sento, dai rumors che sento, sono ben accettati da tutte le parti e in tutta Italia. Volevo fare una domanda. Prego. Cosa cambia fra una regione e l'altra a livello di balli e soprattutto di musica? Ad esempio nelle Marche magari da noi è meno cumbia e invece in Umbria le cumbie vanno veramente alla grande. Nel nord? È una bellissima domanda, Maurizio. Ed è anche difficile, ma ci riusciremo a rispondere. Allora, essendo di 5 regioni diverse, ovviamente abbiamo la fortuna, grazie al P&P Management e a tutto il lavoro che fa Omar Lambertini e la sua etichetta discografica, di girare, poter girare, di fare un giro effettivamente nazionale. E questa è una grande fortuna, perché in ogni regione che andiamo, giusto ragazzi, è vero, in Umbria scorrono più le cumbie. Dopo Yuri, se vuoi aiutarmi, visto che nel repertorio ci sei dentro effettivamente tu, perché... No, effettivamente sì, diciamo che la cumbia è apprezzatissima, non con liscio intendo valzer, mazurka e polka, ma in piccolo. Se ci spostiamo un po' più al nord invece, non è che è il contrario, però diciamo che apprezzano un po' di più il liscio, e sia le cumbie che gli altri generi, ma un pochettino di meno. Una cosa così che ci è successa proprio esattamente questa settimana, abbiamo riscontrato che in un locale a Milano vogliono proprio il liscio classico, il grido classico, proprio valzer, mazurka e polka. Come dicevamo, paese che vai, usanza che trovi, regione che vai e usanze ballerine che trovi. Quindi effettivamente sì, ci sono delle differenze, a volte piccoline, a volte invece importanti. Sì, sì, sì. È bello vedere però come la fisarmonica, uno strumento musicale a cui noi marchigiani siamo legati nel nostro cuore, giri comunque il mondo, e anche grazie a questi ragazzi che tu tra l'altro mi dicevi, Yuri, l'hai conosciuto che era piccolino. Sì, beh, lui, come ho detto, lui veniva a suonare nel vecchio piccolo ranch quando, si parla di 30 anni fa, forse anche qualcosa di più, ed era ragazzino e la mamma lo portava perché lui non era maggiorenne, quindi vedevi sto ragazzone, già era alto, e con questa fisarmonica immensa, e suonare e tener testa alle persone che allora sicuramente ballavano molto più liscio, puro, che oggi. Io chiedo nuovamente, prego Sofia. Romina, volevo fare anche una precisazione, che è un privilegio che abbiamo, insomma, nella Suonami Band, di vedere protagonista Yuri anche con il suo violino, quindi chi viene nelle nostre serate può avere la possibilità di ballare sulle note del violino del nostro Yuri e anche, insomma, la tastiera, quindi polistrumentista. È una bella cosa sicuramente in un'orchestra, è un valore molto aggiunto. Insomma, sti ragazzi promettono bene, caro Maurizio. Io mi dispiace francamente non aver avuto la possibilità di interagire con Fabio Boccadoro, che secondo me avrebbe potuto aggiungere anche ulteriori commenti, insomma, impreziosire questa intervista. Vediamo un po' se ci sente Fabio. Ce la facciamo. Fabio, sì. Ci senti? Fabio, ci senti? Non ci sente, niente da fare. Mannaggia. C'è qualche problema. Allora facciamo così noi. Suonami Band, mi sentite? Sì, noi ti sì. Sentiamo, è lui che non ci sente a questo punto. Allora facciamo così. Lanciamo la pubblicità, restate con noi perché dovete assolutamente seguire i suggerimenti che arrivano dalla regia, perché questi ovviamente bisogna ascoltarli bene, e poi proveremo a ripristinare il collegamento con l'altro artista appunto della Suonami Band. Restate con noi, a fra poco. Molino Orsili,
Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Accademy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Prima il piacere, poi il piacere. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip. Fuori dai luoghi comuni. Tecnologia da incentivi. Suzuki. Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma a due o quattro ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. I bambini sordociechi non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Per sognare ci basta un SMS. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo. Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni. Dona al 45514 con una chiamata o un SMS. O vai su spazioisogni.it. Ancora oggi, con gli strumenti del nonno pasticcere, gli ingredienti del torrone fiorente vengono cotti e miscelati secondo una tradizione a cui i marchigiani si sono affezionati. Torroni, uova pasquali, preparati per gelato, materie prime di qualità e la sapienza della preparazione. Fiorente, industria dolciaria, tradizione, qualità e passione. È per questo che Fiorente piace alla gente, dal 1933. Sono le 12.42, torniamo in diretta qui dagli studi di Recanati con Maurizio Casarola. Abbiamo in collegamento gli artisti della Suonami Band, questa bella concentrazione di musicisti che sta dando anima, insomma, al progetto della Suonami Edizioni Musicali. Io chiedo alla regia per l'ennesima volta, incrociando le dita, se riesce a sentirci Fabio Boccadoro. Fabio, ci senti? Eccoci, ci sono. Alleluia, ora ce la possiamo fare. Ma in realtà io vedevo lo studio vuoto, non capivo, vabbè. Ero collegato anch'io con voi, ma non sentivo nulla. Probabilmente c'erano problemi allora. Adesso ti vediamo frizzato, sentiamo la tua voce, ma ti vediamo frizzato. Non fa niente, andiamo avanti e ascoltiamo. Io direi di fare questo, cari amici della Suonami Band, di venire qua direttamente negli studi Recanati quando sarete qua nelle Marche, cioè quando arriverete qua a suonare, ve lo ricordate? Allora, dovremmo essere il 23 dicembre al Mirage. Il 27 di gennaio al Ciao Ciao. Allora, il 23 dicembre, all'ora di pranzo, che cosa avete da fare? Saranno in viaggio. Partire per fare il viaggio, credo. Magari partite un pelino prima e venite qua, su.
Sarebbe una bella idea. Così bypassiamo tutto il discorso. Bypassiamo tutto il discorso dei problemi tecnici che a me non ci hanno permesso di parlare con Fabio. E Fabio, guarda, mi dispiace tantissimo, ma siamo già in chiusura. Io so che avresti avuto tanto da raccontare anche del tuo percorso personale e professionale. C'è un mondo che più o meno ho scoperto di te che dovremo assolutamente conoscere meglio. Ma poi la prossima volta che vieni qui parli solo tu, ricordati. Va bene, volentieri. D'accordo. Grazie ragazzi, siamo in chiusura. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, cari amici della Suonami Band. Buon lavoro, ci vediamo. È una promessa, quella di venire qua negli studi, ci conto. Un abbraccio grande. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona musica. Un bacione a tutti. Che ti hanno seguito. Ciao. Grazie, ciao, davvero, ciao, di cuore. Lasciamo ovviamente la linea in diretta all'informazione di All News dalla redazione di Fano e noi vi diamo appuntamento come sempre a domani, sempre in diretta canale 13 TV RS. Grazie Maurizio. Ciao. Ciao, ciao. E qui la festa che sta per cominciare. C'è un ritmo travolgente che ti prende. Non ti puoi fermare, lo senti sulla pelle. Ti entra nella testa fino al cuore. Salta, dai salta, un passo, un altro. Vai, 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 non fermarti mai. Danza, danza, danza sotto le stelle. Si accende all'improvviso. Salta, dai salta, un passo, un altro.